Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Thank you.
pace di Cristo, buongiorno, bella e intelligente Chiesa Apostolica di Torino e di Milano, arrivando a Genova. Buongiorno, Dio vi benedica in questo bel giorno, domenica, giorno di culto. Il culto già ha iniziato celebrando il glorioso nome di Gesù. Oggi domenica 20 agosto 2017 è il proposito di fare questo appuntamento, basicamente spingere, incoraggiare a questa comunione giornalmente con il Signore in preghiera, in meditazione, ascolto, riflessione nel nome santo di Gesù. Gioite la scrittura, ascoltate bene la sua parola. Dio vi benedica. L'Eterno ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe ti metta al sicuro in alto. Ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia secondo quel che il tuo cuore desidera e porti a compimento ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. L'Eterno adempia tutte le tue richieste. Ora so che l'Eterno salva il suo unto. Egli risponderà dal suo cielo santo con la forza salvatrice della sua destra. Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro Dio. Quelli si sono piegati e sono caduti, ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi. Salva, o Eterno, ci risponde il Re il giorno in cui grideremo. Salmo 21. Il vino eccita, i liquori rendono arroganti, il saggio non si lascia ubriacare. Un re adirato è come un leone ruggente. Chi lo irrita mette in pericolo la propria vita. È un onore evitare le polemiche, ma gli sciocchi sono sempre pronti a litigare. Il pigro non vuol arare in autunno, ma al tempo del raccolto cerca e non trova. I pensieri umani sono come acqua profonda. Chi è intelligente sa attingerla. Molti pretendono di essere leali, ma una persona fidata chi la troverà? Il giusto si comporta onestamente. Beati i figli che lascia dietro di sé. Un re seduto in trono per giudicare, con uno sguardo schiaccia il colpevole. Chi può dire di aver la coscienza a posto e di essere senza peccati? Pesi falsi e misure false fanno ribrezzo al Signore. Un fanciullo si manifesta già con la sua condotta. Tutti possono dire se è onesto e buono. L'orecchio per ascoltare, l'occhio per vedere, tutti e due li ha fatti il Signore. Se dormi troppo, diventerai povero. Se tieni gli occhi aperti, ti sazierai di cibo. Chi compra dice sempre: robaccia, robaccia, ma quando se ne va è contento di aver fatto un affare. Oro e perle preziose si trovano in abbondanza, ma i discorsi sapienti sono cosa più rara. Prenditi il vestito di chi si è impegnato per uno straniero e tienilo in pegno per uno sconosciuto. Il cibo rubato è saporito, ma lascia la bocca amara. Rifletti bene se vuoi fare progetti sicuri. Fa bene ai tuoi calcoli prima di far la guerra. Chi va in giro a spettegolare rivela i segreti.
non andare con chi parla troppo. Se maledici tuo padre e tua madre, la tua vita finirà come una lampada che si spegne nel buio. Una ricchezza acquistata troppo in fretta, con l'andar del tempo, andrà in fumo. Non dire, me la pagherà. Spera nel Signore e Lui ti salverà. Il Signore non può sopportare chi usa pesi e bilance falsi. Il Signore guida i passi dell'uomo. Come può l'uomo capire dove va? È pericoloso fare a Dio promesse frettolose e pentirsi dopo averle fatte. Un re sapiente elimina i malvagi, li stritola come paglia. Lo spirito umano è una luce del Signore, esplora le profondità dell'esistenza. Fedeltà e la lealtà sono guardia del re, la giustizia rende sicuro il suo trono. I giovani sono orgogliosi delle loro energie, i vecchi si vantano per i capelli bianchi. Ferite sanguinanti, guarigione vicina, la punizione può far bene all'animo. Libro di Proverbi, capitolo 20. Thank you.
Pace di Cristo, fratelli. Oggi è un bellissimo giorno per iniziare a leggere e ascoltare la parola del Signore. Abbiamo letto o ascoltato il Salmo 20 e Proverbi 20. Oggi, sabato 20 agosto 2017. Ogni verso è importante, un verso può cambiare una vita, un verso può marcare una nuova stagione. Abbiamo una chiesa a Torino e Milano piena di bimbi. Il Signor permetta, oggi faremo la presentazione del bello e grande Eliseo. Il verso che tocca il mio cuore oggi, nel libro dei Proverbi, capitolo 20, verso 11, anche il fanciullo si fa conoscere con i suoi atti. Se ciò che fa è puro, è retto. Sappiamo che la Scrittura dice che il peccato si corregge con misericordia e verità. Nel mio caso personale, avendo per una stagione nell'estate la cura della nostra bella nipote, la principessa, che è stata affidata a noi per l'estate, è importante guardare gli atti dei nostri bimbi e prendere anche il tempo con misericordia e verità di correggere in buon tempo, di prendere il tempo individualmente con ognuno dei nostri figli e fare le giuste correzioni. Sempre mi ha impattato, fratelli, il papà e mamma, i genitori di Sansone, di come hanno ricevuto questa bella promessa. Arriva la nascita di questo bello fanciullo e per la Scrittura guardiamo come nella sua giovinezza fa la scelta sbagliata e senza consiglio che possiamo leggere, vediamo come lui fa una scelta, ma una scelta completamente sbagliata. Ovviamente dentro o all'interno del piano di Dio. Io prego avere il tempo di fare la mia responsabilità e il mio lavoro. Prego per ogni papà, prego per ogni mamma che possa fare la sua responsabilità di avere un rapporto personale, intimo con il Signore, dopo come matrimonio e dopo custodire l'ammaestramento e l'educazione nel nome di Gesù, cristiana e apostolica. È un bel tempo anche di pregare, anche se il figlio o la figlia è neonati, pregare per la loro vita, ogni giorno della loro vita, della tua vita. Dio vi benedica grandemente, spendiamo un po'
È il tempo per meditare, per riflettere, per pregare nel nome di Gesù. La mia preghiera è con te questa mattina. Dio vi benedica grandemente e ricordate che il Re sta arrivando. Thank you.
Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signor Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica.